rammentati di ciò che avveniva nel cuore della nostra celeste madre a piè della croce. Ella, per l'esuberanza del dolore, rimase impietrita dinanzi al figlio crocifisso, ma non puoi dire che ne fosse abbandonata. Anzi, quando meglio l'amò di allora che soffriva e non poteva neppur piangere? Pace bene, fratelli e sorelle. Anche oggi noi festeggiamo un altro grande santo cappuccino che è vissuto ai tempi di Padre Pio, San Leopoldo Mandic. Non possiamo dimenticare l'anno giubilare della misericordia, quando Papa Francesco chiama a Roma questi due santi, Pio da Pietrelcina e Leopoldo Mandic, due grandi confessori, due grandi sacerdoti, uno che opera a Padova e uno che opera a San Giovanni Rotondo. E tutti e due innamorati della Madonna. Ma vedete quanto è bello, il mese di maggio è anche ricco di nostri frati cappuccini, santi, che noi festeggiamo in questo bel mese della Madonna. Padre Leopoldo chiamava la Madonna la parola benedetta, la sua padrona benedetta. E quando qualcuno gli domandava una grazia, lui osava dire: vai dalla padrona benedetta e dille che ti manda Padre Leopoldo. E state sicuri che la grazia veniva concessa. Perché? Per le preghiere, per la penitenza e per l'intercessione di San Leopoldo Mandic. Due fratelli cappuccini, Leopoldo e Pio da Pietrelcina. Bello questo, quando si sono incontrati a Roma e la gente, i fedeli, accorrevano ai piedi di questi santi, come ha fatto il Santo Padre Papa Francesco, che ha pregato davanti ai loro resti mortali. E tutti ci siamo recati in quei giorni a Roma per vedere questi due grandi santi. Padre Pio diceva: vorrei avere una voce sì forte da dire amate Gesù, amate la Madonna. San Leopoldo diceva: pregate sempre la parola benedetta, la Madonna, la padrona benedetta. E durante la Seconda Guerra Mondiale si dice che il convento di Padova era stato quasi tutto distrutto. Rimase intatta la cappella dell'Immacolata e la celletta confessionale di San Leopoldo. Questo per farci capire sempre la protezione materna di Maria. Ecco perché San Pio dice: rammentati di ciò che avveniva nel cuore della nostra celeste madre ai piedi della croce. Ella, per l'esuberanza del dolore, rimase impietrita dinanzi al figlio crocifisso, ma non puoi dire che ne fosse abbandonata. Non era abbandonata e lei non abbandona nessuno. Ringraziamo questa mamma per il grande dono che ci ha fatto di essere suoi figli. Pace e bene a tutti.